E dalle tenebre, ok Google, c'è puzza di carogna. Ci deve essere una balena in putrefazione. Ora ci penso io. Da non credere e non potevo resistere. A voi un diffusore wifi. Adesso accendiamo la luce e lo andiamo a vedere insieme. Cari amici, eccoci qua, tornati alla luce del giorno. Prima avevo spento tutto per farvi apprezzare la striscia LED che corre tutto intorno al prodotto. Di che cosa si tratta? È un diffusore profumatore intelligente di oli essenziali marcato Maxicio, credo che si pronuncia così, compatibile con Google e Alexa. Non posso fare l'unboxing di questo prodotto perché preso dall'euforia ho buttato la scatola e anche le istruzioni. Ma vi assicuro che configurarlo è veramente facile. Vi voglio solo far vedere i due tasti frontali, sono questi due, che servono. Il primo per configurare il wifi la prima volta e per accendere la Roma, quindi il diffusore. Il secondo invece serve solo per accendere la striscia LED. Ma questi due tasti non verranno mai utilizzati da voi perché è tutto completamente gestibile tramite app. Adesso lo smontiamo e lo andiamo a vedere nel dettaglio. Cosa troviamo in confezione? Il suo misurino per versare l'acqua e gli oli essenziali, il caricabatterie da 14 watt con il suo jack e il diffusore che si apre in due. Allora, è molto molto semplice. Prima cosa da dire, massimo 400 ml, quindi non superate il limite perché altrimenti l'acqua andrà fuori. Quindi questa è la prima cosa che vi voglio dire. Allora, il diffusore supporta il wifi a 2,4 GHz e cosa molto importante che non tutti hanno. È dotato di un dispositivo che permette di bloccare il diffusore, di spegnerlo se finisce l'acqua, quindi va a salvare il prodotto. Questa è una cosa veramente importante. I materiali sono buoni, buona fattura, effettivamente ottima plastica, anche bello da vedere in questa colorazione similegno, insomma, finto legno. Quindi nel complesso è veramente un bel prodotto. La cosa da fare è mettere l'acqua in questo misurino, mettere 2-3 gocce di olio acquistabili su Amazon in erboristeria, dove volete voi, e versare il tutto, chiudere e collegare a corrente. Adesso andiamo a vedere l'app e come si associa al dispositivo. Naturalmente l'app è compatibile sia per Android che per iOS. Io l'ho già scaricata, è Smart Life. Cliccando il diffusore è già associato, ma per associarlo è semplicissimo. Si clicca su più, si sceglie il tipo di dispositivo che dobbiamo associare, si tiene premuto il tasto Wi-Fi per 5 secondi e l'accoppiamento è automatico, quindi non lo stiamo a vedere perché è veramente semplice. Invece andiamo a vedere il menu del diffusore. Con il tasto on-off possiamo accenderlo. Come potete vedere, il diffusore si è acceso in intensità minima. Da questo tasto possiamo regolare l'intensità minima, vi faccio vedere quella massima. Quindi, come vedete, la Roma. Il flusso di aroma è maggiore o spegnerlo. Molto importante questo perché, come vedete, si spegne l'aroma ma rimane accesa la luce. Questo per quanto riguarda quello che vi dicevo prima, che comunque possiamo utilizzarlo anche come luce ausiliare. Se andiamo su luce, invece, possiamo scegliere se deve essere ciclica, quindi è lui che decide che colore mettere, fissa, siamo noi a decidere la colorazione che vogliamo, o luce notte, che è una luce bianca molto molto fioca. Inoltre, da impostazioni possiamo andare a impostare quante volte si deve spegnere e accendere il dispositivo durante la giornata. Io ho fatto una programmazione di circa 5-6 volte e devo dire che è ottima. Oltre all'aroma, possiamo scegliere se la luce si deve accendere in maniera separata. Quindi, come vi dicevo, questo dispositivo ha la possibilità di essere utilizzato sia come aroma, con la sua relativa illuminazione, ossia come singola illuminazione, ed è una cosa molto molto utile. Così lo andiamo a spegnere, quindi come avete visto è molto semplice accoppiarlo, è semplicissimo utilizzare l'app. Adesso andiamo a vedere insieme le conclusioni finali di questo prodotto. Sì, amici, siamo giunti alle conclusioni. Pagato 27 euro su Amazon in offerta lampo, e secondo me è un vero affare. Se lo trovate, compratelo subito. Prezzo pieno 40 euro. Lo consiglio perché materiali di ottima qualità. La luce LED può essere utilizzata come un punto luce quando si guarda anche la televisione e potete cambiare in qualsiasi momento profumazione aggiungendo appunto i vari oli. Quindi acquistatelo, vi saluto, a presto, Flavio.